Ora torniamo a parlare della vicenda delle acciaierie di Terni. Il capogruppo dell'Italia dei Valori al Parlamento europeo, Niccolò Rinaldi, spiega ancora a Regione Europa le prossime iniziative in difesa di questa produzione local, ovvero legatissima ad un territorio, quello umbro, ma con una specializzazione produttiva di altissimo livello mondiale. Devo dire che su Terni stiamo incontrando veramente la collaborazione fattiva di tutti quanti i gruppi politici. Qua in Europa c'è sempre un po', come dire, l'istinto che è qualcosa di più di istinto, voglio dire, anche proprio una chiara scelta di cercare di mettere insieme le volontà attraverso i Certo. vari gruppi politici, se ci sono degli interessi, Ma per questo che è che in questo caso importante non sono nazionali. Noi l'Europa vogliamo e il far Parlamento capire alla europeo. Commissione Certo. che proprio questo tipo di procedura antitrust è sbagliato, non andava bene 10 anni fa, adesso rispetto ai nuovi scenari industriali ci sono alcuni settori dove per forza le grandi aggregazioni sono indispensabili, perché l'acciaio richiede enormi investimenti, richiede una produzione integrata da settore a settore, finiamo per forza di cose con pochi produttori all'interno dell'Europa. Ci stiamo muovendo in 3 direzioni, vediamo che cosa riusciamo a fare perché la partita è complicata. Un'iniziativa, questa devo dire mia, di cui ho discusso con la Commissione, è quella di creare un marchio di qualità dell'acciaio inossidabile europeo. La Commissione ha già risposto che si può fare, perché l'acciaio inossidabile è una cosa molto importante anche dal punto di vista della sicurezza, ma lo si può fare in vario modo. A Terni fanno un acciaio inossidabile sicuramente di alto valore e di alta qualità. La Commissione richiede però che questa richiesta, cioè che questa domanda di avere un marchio europeo che contraddistingua l'acciaio inossidabile fatto in Europa rispetto a quello su dei criteri di qualità che è fatto magari altrove, penso alla Cina o penso alla Corea, venga fatta propria questo tipo di richiesta anche proprio dai produttori europei. Ma Abbiamo ancora. sarebbe una Sì. norma per sostenere il Made in Italy o il Made in Europe in questo caso. L'altra domanda è quella che insieme a tutti i parlamentari degli altri gruppi politici abbiamo fatto, di avere un dibattito in plenaria e sostanzialmente proprio di impegnarci con la Commissione affinché sul caso Terni ci sia una decisione che non voglio dire deve essere politica a scapito delle regole, ma che permetta di rivedere le regole in quanto tali laddove ci sono degli interessi che, ripeto, non riguardano Terni in quanto tale, ma il disegno industriale della nostra Europa.